riguarda gli accordi interprovinciali. Abbiamo avuto l'esempio clamoroso di Fermo, dove la politica ha perso una grossissima occasione, lo ripeto in tutte le salse, la regione ha bocciato l'accordo interprovinciale che stava per sottoscrivere la provincia di Ancona con la provincia di Fermo per conferire rifiuti in eccellenza a quanto avevamo stabilito anche con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, e la discarica di Fermo è stata la regione, architetto sono in testa, che ha negato qualunque forma di assenso perché non esiste una situazione di emergenza. L'azione dimostrativa non risolve il problema, ce lo aggrava perché ci isola ancora di più. Mentre dobbiamo trovare forme di azione in cui nel medio e lungo periodo si discute di cose che riguardano la vita dei comuni Magliolati Scontini. Non oggi, non domani, non i 10.000 metri cubi di quest'anno, ma i 50 metri cubi del 2011, 2012, 2014 e 2014. Questo è quello che è concretamente sotto gli occhi di tutti, perché sappiamo benissimo che per costruire una discarica, una piana di discarica, ci saranno 2-3 anni in cui i rifiuti dovranno essere conferiti in una zona non di emergenza, che è Magliolati. La non emergenza finisce nel 2012, perché se per una discarica ci vogliono 3 anni per costruirla, 14, 13, 12, noi oggi avremo risposta che fino al 2010-2011 non c'è emergenza, perché sono tempi tecnici per costruire una discarica. L'allarme massimo sarà quando scadranno i 3 anni dalla fine della nostra, quello sarà l'allarme massimo. Lì possiamo dare anche non solo azioni dimostrative. Però oggi come oggi secondo me non esiste credibilità, quindi io propongo che se non viene proposta un'azione concreta che non sia dimostrativa, o di rinviarlo a una successiva data d'esame o di respingerlo. Però posso, quello che dicevi tu, no? Quando si insedia l'assessore nuovo anche regionale, poi l'assessore anche provinciale, mandare un ordine del giorno modificato, a questo punto anche io non sono d'accordo alle catene, a queste cose, non posso chiedere al sindaco di fare una cosa illegale, cioè magari io posso farlo per conto mio, ma non posso chiedere al sindaco di fare una cosa che non è lecita, no? Però magari modificare la parte finale del tuo ordine del giorno, prevedere, non so, un documento, lo so, l'abbiamo fatti tanti, però ricordiamoci ancora. Collegiale votato all'unanimità da mandare agli enti preposti, magari potrebbe essere una mediazione. Le preoccupazioni sono effettivamente condivisibili, penso da tutti, quelle che hai detto, quindi lì siamo solidari. Nel poi della protesta, nella forma di protesta, penso che insomma, io non mi sento di chiedere al sindaco di fare una cosa che lui non si sente di fare. Vabbè, è la stessa cosa, provocatorio, però magari modificare il tuo ordine del giorno in una maniera. Sono più rifiuti, tanto per le carte, più rifiuti. Fare un documento di nuovo condivisibile con quello di ottobre, questo potrebbe essere una proposta alternativa. Posso un attimo. Ecco, è successo sta cosa. Le preoccupazioni sono un anno. La settimana Pellegrini, John Maiolati, al Vimpia rifiuti. Ci deve fare qualcosa che non sia, quindi propongo anch'io di tenere ferma questa vostra mozione nel momento, e di tirarla fuori nel momento in cui veramente succede qualcosa in cui ci sia un'azione legittima da fare. In quel caso penso che la possiamo fare in maniera più. Il fatto che scarichi in altri 6, 4, 5, 6, 7 comuni non è una novità, anche per me è una novità grossa, però se vuoi aspettare solo Italia, aspettiamo Italia. Quanto al discorso dell'ordine del giorno, cioè a questo punto io credo che anche voi dovete essere messi di fronte alle vostre responsabilità, quindi voi bocciate il nostro, con tutto quello che volete, poi quando vedrete dei segnali positivi o negativi, dipende da quello che volete, ve ne presentate uno vostro e vedremo quello che succede e quali azioni concrete in quella fase voi farete. Adesso se domani in Italia per ipotesi vedo bocciarsi in cosa, voglio vedere che azioni concrete uno fa, perché cioè, questo discorso un po' sarà anche prima, perché oggi voi lo chiedete a noi perché obiettivamente no, c'è la scappata da quest'angolo e ve lo riconosco, anche se potrebbe scappare in un'altra maniera, non chiedere azioni concrete, perché poi le azioni concrete non avevamo già spiegato l'altra volta, però quelle l'altra volta pare superare, no?
ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Questo è quello che io penso, non lo penso adesso, lo pensiamo tutti, lo pensiamo da allora, però siccome scuse, diciamo, le motivazioni che avete addotto, e la legge, e l'ala, e la camisa di regia, e tizio, e cagli, e pro, eccetera, eccetera, tutto questo fa e giustifica la vostra posizione, è la vostra, perché è legittima, no? Voi siete stati eletti in maggioranza, perché avete i numeri, portate avanti questa situazione, quando vedete qualche segnale che non vi piace, farete il colpo e vedremo quello che succederà. Però io torno a ripetere, questa situazione sta diventando sempre più grave e non potete dire, perché da settembre non è la stessa situazione che c'è oggi, ed è più pesante di oggi, e più là sarà ancora più pesante. Dai, poi dopo nei corpi c'è degli organismi, non è che ho altre informazioni, credo che ciò è veramente, però per me la situazione d'este potrei essere considerata anche un cittadino medio, per me la situazione è molto più pesante di oggi, del settembre. Aspettate ancora e vediamo cosa succede. Permetto di, non solo una questione, è più pesante per quanto riguarda l'allargamento dei comuni che conferiscono, ma per quanto riguarda le elezioni intraprese, diciamo da febbraio, con il tipo che cammina in regia, sono state, come veniva detto prima anche dal sindaco, una serie di azioni, di atti che